Com'è la situazione qui al porto di Gioia Tauro? Ecco, diciamo che è tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo, per fortuna non ci sono pazienti, appunto lavoratori contagiati, quindi è un discorso che viene continuamente monitorizzato, anzi l'autorità portuale ha provveduto alla fornitura di DP, dispositivi di protezione, e negli uffici come la sanità marittima, ufficio USMAF, dove io afferisco, si lavora come lavoro leggero, quindi smart working, e a turno c'è un tecnico sanitario che presidia l'ufficio, come pure la stessa cosa per i veterinari e la stessa cosa per i fitoterapeuti. Il movimento, ove necessario, vengono anche controllate le navi e se come è capitato in passato per la presenza di un sospetto contagiato, però il movimento portuale, quindi delle navi che approdano al porto del Gioia Tauro, e continua, anche se ovviamente per via di questa emergenza virale è un pochino calato come trasporti o come flussi, però è continuato in maniera costante senza alcuna interruzione. Quindi arrivano poche navi, sappiamo. No, no, le navi arrivano, c'è un leggero calo, ma è un calo fisiologico dovuto alla contingenza del momento, però arrivano e l'attività viene continuamente effettuata con i container che vengono controllati e quindi il trasferimento dei container nel piazzale e quant'altro, quindi l'attività è presente.